Ciao ragazzi e benvenuti su Piscopo Drum, il canale che si occupa di batteria e dintorni. Oggi ragazzi vi voglio parlare di Giorgio Maier e precisamente della sua filosofia e dei suoi consigli sull'approccio allo strumento. Ho avuto l'opportunità di fare una masterclass di 7 ore con Giorgio Maier. Ovviamente ragazzi, riassumere 7 ore con Giorgio Maier in pochi minuti, infatti sicuramente farò una seconda parte di questo vlog, capirete che riassumere 7 ore in pochi minuti non è che sia proprio, però ci proverò e spero vi possano arrivare anche a voi questi concetti. Giorgio Maier ha iniziato con la parola perfezione, si è messo lì alla lavagna, ha scritto perfezione. Allora ragazzi, questa parola o questa cosa noi dobbiamo cercare di, cioè dobbiamo cercare, bisogna eliminarla. La perfezione, ragazzi, è una cosa che non fa bene al nostro essere, alla nostra testa, proprio all'artista in generale, non fa bene. Ci crea veramente del disagio, non siamo mai contenti di ciò che facciamo, non siamo mai contenti di dove siamo arrivati. Quindi questa cosa, ragazzi, ci crea soltanto del malessere a noi stessi, ok? Che poi questi concetti, ragazzi, li possiamo benissimo inserire anche nella vita privata. Cioè, immaginate voler raggiungere la perfezione nella vita reale. Ecco, questa cosa si può, è una cosa un po' difficile. Poi la perfezione, ragazzi, è una cosa soggettiva. Quindi quello che è perfetto per me non è perfetto per te che guardi, non è perfetto per quello che sta accanto a te. Quindi la perfezione, ragazzi, essendo una cosa così, è una cosa che veramente, come ha detto anche Giorgio Maier, è una cosa che possiamo vedere ma non toccare, è una cosa che possiamo mordere ma non gustare. Ok? Avete capito il concetto? Quindi ragazzi, la perfezione eliminiamola, essa crea soltanto del malessere alla persona. Cosa ha fatto Giorgio Maier? Ha fatto un bel rigo su perfezione, e questa parola l'ha sostituita con chiarezza. Dobbiamo andare alla ricerca della chiarezza e non della perfezione, come ha detto lui, perché la chiarezza è l'unica cosa che ci fa raggiungere i nostri obiettivi. Chiarezza con cosa? Come avete già capito, con noi stessi, ragazzi. Noi bisogna fare un'introspezione e capire cosa vogliamo fare e cosa vogliamo essere, dove vogliamo arrivare. E prima capiamo questa cosa, ragazzi, e meglio è per noi stessi e anche per le persone che ci sono accanto. Cioè questa cosa, come detto, anche nel privato. Quindi è meglio per noi, ma meglio anche per chi ci sta intorno. Perché anche questa, non essere chiari con noi stessi, comunque può creare una sorta di malessere, ok? Quindi vediamo un po' cosa vogliamo fare, dove vogliamo arrivare. Quindi vediamo un po' cosa ci crea felicità, ragazzi, ok? Cioè, io voglio fare questo e mi concentro su quello, perché l'essere perfetto, ragazzi, no. Poi Giorgio Maier, fatto questa introduzione, si è messo sempre la lavagna, sembrava un po' Renzi. Comunque, lasciamo stare la politica, ragazzi, non voglio parlare di politica. Comunque, sempre lì alla lavagna, ha fatto tre cerchi, 1, 2 e 3. Questi tre cerchi si intrecciavano al centro, ok? Questi tre cerchi per lui sono le tre cose che influenzano maggiormente noi stessi, e quindi che ci influenzano sullo strumento e anche nella vita in generale. Come detto, no? Ormai mi piace ripetere cose almeno, ragazzi, e vi entrano bene in testa. Quali sono queste tre cose, questi tre concetti che ci influenzano? Allora, sono fisico, concettuale e emozionale. Queste tre cose, se ben equilibrate, ok. Ma come viene a mancare una di queste tre cose, possiamo avere dei problemi. Ma spieghiamo un po'. Allora, cosa intende Giorgio Maier per il fisico? Pelli, il legno della batteria, il materiale delle bacchette,
i piatti, le aste, ma anche il nostro fisico, comunque pedale, il Charleston, comunque tutte le cose materiali e meccaniche, ok? Poi la parte concettuale intende i ritmi, il rimbalzo, i vari metodi di presa di bacchette, l'indipendenza, la coordinazione, la tecnica, tutte queste cose, tutti i concetti che noi andremo a vedere, no? Gli stili musicali, cioè tutte queste cose che noi studiamo per poi riprodurle sulla batteria. Poi l'ultima, la parte emozionale, il nostro stato d'animo, se siamo felici, se siamo arrabbiati, se siamo tristi, se siamo contenti, no? E su quest'ultimo punto Giorgio si è soffermato un pochino. Se dovesse mancare quest'ultimo punto, ragazzi, quest'ultimo punto diciamo che è la base, va bene? È la base. Se manca questo, fate crollare la parte concettuale, la parte fisica, perché se mentre state suonando voi non siete dell'umore giusto, no? Siete arrabbiati, non vi piace quello che state facendo, mandate, diciamo, a puttane tutto quello che avete fatto. Se fate una cosa che non vi piace, ragazzi, sicuramente non trasmetterete positivo, ma andate a trasmettere del negativo. E la musica è nata per trasmettere, ragazzi. Quindi, se manca la parte emozionale, siete fuori. Poi facciamo gli altri due esempi, se dovesse mancare una di quelle altre cose. Abbiamo i concetti e le emozioni, ok? Però abbiamo uno strumento che non è accordato bene, una batteria fatta di compensato, i piatti che suonano male, non abbiamo tecnica, cioè non abbiamo il pedale, non abbiamo, cioè ci mancano queste cose, diciamo, materiali. Abbiamo una postura non giusta, abbiamo montato la batteria a caso, nel senso magari un tom alto, un tom basso, quindi anche scomodo, quindi andremo a fare dei difetti, andiamo a costruire difetti che poi ci porteremo dietro, ok? Quindi cosa succede? Succede che sicuramente non trasmetteremo bene. Anche la parte fisica, ragazzi, gioca un ruolo importante, ok? Mettiamo invece che abbiamo l'emozione, il fisico, ok? Ma manchiamo di concetti. Allora, noi abbiamo la batteria che suona, l'abbiamo intonata per bene, ok? L'abbiamo tutta accordata, abbiamo le bacchette buone, abbiamo la giusta postura, la batteria messa come ci torna bene, però abbiamo scarsità di concetti, quindi non sappiamo, non sfruttiamo bene il rimbalzo, non sfruttiamo bene la tecnica, non sfruttiamo bene, non so, la coordinazione, l'indipendenza, siamo un po' scarsi in queste cose, no? E quindi cosa si va a creare? Si va a creare che magari in testa abbiamo delle cose, ok? Ma non abbiamo i concetti per poterli poi portare sullo strumento, e quindi potremo essere un po' persi, no? E andiamo a suonare poi tutti i gospel chops. Anche la parte concettuale, ragazzi, gioca un ruolo importante. Per questo Giorgio Maglia dice che queste cose devono essere equilibrate, bisogna avere un po' di concetti, un po' di parte fisica e un po' di parte emozionale. Queste tre cose si devono intrecciare, ok? Una volta che abbiamo, diciamo, il giusto equilibrio, un po', allora possiamo già fare un buon lavoro, ragazzi. Quindi una volta che abbiamo tutto, abbiamo fatto un po', l'importante per arrivare a essere, diciamo, tra virgolette, come Ringo Starr, quindi
essere uno dei batteristi più pagati al mondo, avere un linguaggio semplice e capibile a tutti, ragazzi, bisogna avere la semplicità. Perché la tecnica, ragazzi, se studiamo solo tecnica, tecnica. La tecnica, ragazzi, è un linguaggio che magari cioè arriva soltanto ai musicisti e soprattutto arriva soltanto ai batteristi. Quello che facciamo noi alla batteria non lo può capire un chitarrista, ma l'ascolta e basta, e non è che gli arriva granché, cioè dice sì, e quindi cosa hai fatto? Sa una siga cosa hai fatto. Quindi questa cosa la chiudiamo in una nicchia, no? Cioè arriva soltanto ai batteristi, non va bene. Noi quando suoniamo, suoniamo per la musica, e la musica, ragazzi, dovrebbe arrivare a tutti. Quindi ciò che facciamo qui deve essere semplice e una cosa capibile a tutti, indistintamente che sia un musicista o no. Ringo Starr ci è riuscito alla grande e le canzoni dei Beatles sono arrivati a tutti, indistintamente, tutti capiscono e sentono qualcosa ad ascoltare le canzoni dei Beatles. Quindi Ringo Starr è un genio per questo, un genio. Ringo Starr faceva quello che gli piaceva e ce l'ha fatta alla grande, per dire. John Bonham faceva quello che gli piaceva, aveva un po', ragazzi, è arrivato dove è arrivato, e... per dire. Quindi, ragazzi, la semplicità. Questa prima parte si chiude qui. Pensate un po' a questi concetti che vi ho detto, che mi ha detto Jojo Mayer. Ragionateci un pochino e cercate di costruire il vostro piano di studi, cioè cercate di capire cosa volete, ok? Poi, una volta avete capito, spero, magari, cioè capirlo alla svelta sarebbe bello, eh? Una volta che avete capito, tra 2 settimane uscirà il nuovo vlog, la seconda parte sui concetti di Jojo Mayer, e almeno chiudiamo in bellezza questa filosofia, ok? Se avete delle domande o qualcosa, scrivete sotto. Ci vediamo giovedì, ragazzi, per la live streaming. Facciamo un po' di esercizi alle mani insieme. E niente, ciao!